autorità civili e militari, magnifici rettori, soci fondatori e sostenitori della Fondazione Studium Generale Marciano, autorità accademiche, chiarissimi professori, cari studenti, personale addetto, signore e signori. Dopo l'erezione lo scorso anno dell'Istituto di Diritto Canonico San Pio X a Facoltà, lo Studium Generale Marciano si è arricchito quest'anno di un nuovo ente, l'Alta Scuola Società Economia Teologia Asset, nata dall'esperienza del progetto triennale di ricerca Uomo Polis Economia. L'Alta Scuola, fin dalla sua denominazione, esprime bene l'ambizione propria del Marciano: far interagire tra loro saperi e discipline diverse in una indagine attenta della realtà tutta intera. Ho avuto più volte occasione in questi anni di dire che nel contesto attuale di frammentazione dell'oggetto del sapere, per perseguire questo scopo, lo scopo dell'unità, è anzitutto necessario avere cura dell'unità del soggetto personale e comunitario che vi si applica. Tale unità trae innanzitutto origine dalla communitas docentium et studentium, senza la quale nessuna autentica intrapresa culturale ed educativa, dalla scuola primaria fino alla ricerca post-universitaria, sarebbe possibile. Rimane pertanto un compito essenziale e primario dello Studium Generale Marciano la costruzione quotidiana, nella cura dell'ordinaria attività pedagogica, accademica e di ricerca, la costruzione unitaria di un soggetto che, con uno sguardo unificante a partire da un'ipotesi vitale, sintetica, interpretativa della realtà, si lasci interrogare dalla realtà stessa e a sua volta non smetta di interrogarla, si lasci porre domande e continui a porre domande in un confronto franco con tutta la realtà, con tutti i soggetti che la abitano e senza timore delle differenze. Se la questione del soggetto unitario è decisiva per superare la frammentazione, mi pare tuttavia che si debba ormai salutare con una qualche speranza la rinascita da parte di molte scienze e discipline, una rinascita seppur germinale, di una tendenza alla ricomposizione anche dell'unità dei saperi stessi, a partire dal loro oggetto. Non si tratta ovviamente di un ritorno a modelli pur importanti storicamente, come fu il modello medievale, e neppure a quelli moderni, l'ultimo dei quali può essere fatto risalire a colui che fu forse il più importante illuminista tedesco, Christian Wolff. Il superamento della modernità sembra però liberare il campo da almeno due ostacoli sorti con essa e quindi consentire questo tentativo di maggior unità dei saperi, oggi così decisivo nel tempo di travaglio e di transizione che stiamo vivendo. Diciamo, il primo ostacolo è l'abolizione, quello che fu per molto tempo nell'epoca moderna, l'abolizione delle domande ultime sull'uomo, che invece oggi emergono dagli stessi laboratori, soprattutto dai laboratori di biotecnologia e delle neuroscienze. Quelle domande che, secondo Kant, non aveva più senso porsi. Questo è il primo ostacolo da cui il pensiero contemporaneo sta liberando il campo.
e il secondo è quello storicistico, cioè della riduzione della verità a puro processo storico. È vero che a questi due ostacoli si sono sostituite nella cultura contemporanea altre gravi tensioni e contraddizioni, ma ciò non ci impedisce di registrare un'esigenza, una tendenza verso l'unità del sapere che spinge non pochi cultori di varie discipline a confrontarsi non solo con altri saperi, ma anche con altri e soprattutto con altri metodi di ricerca. In alcuni ambiti scientifici, anche in quelli più tentati di riduzionismo naturalistico, come per esempio quello delle neuroscienze o della biologia, sono molti i ricercatori sinceramente convinti e della impossibilità di raggiungere un sapere compiutamente oggettivante sull'uomo e sulla realtà.